Amici, benvenuti in Thailandia. Splash! Ma per arrivare qua sono partito alle 2.30 del mattino da Dubai. Un ultimo saluto alla metropoli tutta illuminata, SUV nero presidenziale, e si arriva comodi comodi e super carichi in aeroporto. Cambio subito i soldi in baht, che poi vi farò vedere dopo. Taglio super fresco che ricorda la scrittura thailandese per mescolarmi subito tra di loro. Solo che ho dimenticato una cosa a casa. Il drone. Quindi ne ho comprato uno in aeroporto e parte subito la blood shower di 1000 euro prepartenza. Arrivo al gate, 5 ore e 30 di aereo e si atterra a Phuket. Prima tappa di questo lungo viaggio. Un nuovo stampo sul passaporto che mi fa godere tantissimo e prendiamo le valigie. Sì, primo aeroporto al mondo dove sei tu che ti muovi per cercare le valigie invece che arrivino da te. Comunque, taxi driver personale e prendiamo il van per andare direzione villa. E ci siamo. Da qua inizia tutto. Sono già carico a 1000, ma partiamo con calma, con calma. Questa qua è la villa per la prima settimana in Thailandia. Magari da fuori non sembrerà un granché, ma aspettate. Calma, calma. Iniziamo con questa villa con i due elefantini, ovviamente, che danno il benvenuto a questa villa Barong. Partiamo subito, ovviamente, dalla... Visto che è una villa con 4 bedroom, questo diciamo che è... Per la persona che gli sta più sul cazzo, ovviamente, sono senza peso più brutto della villa. Andiamo per ordine. Questa la cucina, che ovviamente non utilizzeremo mai perché siamo in viaggio. La utilizziamo per mettere i nostri integratori, il nostro cibo. E qua si entra ovviamente in sala, dove abbiamo deciso di fare il nostro ufficio operativo, dove io mi sono posizionato qua. Si lavora, ci sono le cuffie, addirittura il drone, GoPro. C'è tutto quello che è l'occorrente per passare questo primo viaggio in Thailandia. Ovviamente ci sono anche divani, sala soggiorno, living. Se apriamo qua, andiamo in una parte molto interessante, nella zona relax con il giardino, l'esdraio, la piscina. Io penso di non avere mai avuto una villa con un palmeto così tutta accurata, così tutta perfetta. Cosa ne pensa, bro? Con dei palmeti. Con dei palmeti, non uno. Ovviamente, se qualcuno fosse amante del barbecue, si può anche fare delle bellissime grigliate. Un po' incrostatruccio, bros. Un po' cancerogeno, bros. Però va bene così. La cosa che mi piace proprio di questo posto è che proprio abbiamo preso una villa, a parte che si vede che è proprio tutto wood, tutto legno, quindi rappresenta un po' tutto il posto in cui siamo. Ma poi è pieno di statue, ci sono raffigurazioni, cose appese che la rendono proprio una villa thailandese, non le classiche ville che si trovano su Airbnb, che sono solo lusso, belle. C'è anche un piano di sopra. Si sale le scale, si fa un po' di cardio, ci sta la zona ufficio. Ovviamente abbiamo balzato completamente perché sotto c'è un tavolo che è tipo gigantesco, tipo, sapete quelli dei presidenti dove si parlano da una parte all'altra. Seconda bedroom, a fatto oltre con un triangolo degli illuminati, a faccia su un bellissimo terrazzo gigantesco, un cesso, perché se non c'è un cesso non è un mio video, lavandozzo, e ci sta anche ovviamente doccia fatta tutta con questa specie di lavagna nera. Siamo tornati a lavagna in provincia di Genova. Bell'Andy! E adesso andiamo a vedere l'ultima bedroom. Bisogna salire qua. Ovviamente un inchino agli 6 monaci thailandesi. Guardate che roba. Letto a baldacchino con tutte le zanzariere. Terrazzo. Anche questo per prendere il sole e guardare proprio sulla zona piscina che abbiamo visto prima. Ma soprattutto jacuzzi fatta in pietra che dà su tutto il giardino. Come ultima zona ovviamente che fai? C'è la jacuzzi, c'è il letto a baldacchino, c'è il terrazzo, c'è la cabina armadio gigantesca che porta al bagno. È più grande della prima camera dove ho abitato, questo spazio in doccia. E ovviamente, vabbè, lavandino e tutto il resto. Questa è la prima villa della prima settimana che faremo qua a Phuket in Thailandia, cioè è devastante. La prima cosa da fare, forse veramente la più importante cosa da fare quando si va in viaggio, è sistemare internet. Ovviamente per navigare stabilmente, per tradurre qualcosa, per aprire e usare le mappe, per prenotare qualsiasi tipo di attività. Ed è per questo motivo che ho preso le SIM di Olafly, perché offre dati illimitati in oltre 140 paesi nel mondo senza costi aggiuntivi. Ovviamente il processo
processo di attivazione è semplicissimo, perché una volta che acquistate le SIM la riceverete via mail. Tra l'altro l'installazione è immediata e semplice grazie alla nuova funzionalità di installazione automatica disponibile per chi ha iOS. Essendo una SIM, quindi una SIM virtuale che non esiste, potrete gestire tutto dal vostro telefono senza cambiare la vostra SIM fisica. Ovviamente HolaFly ha anche la sua app dedicata, così che potrete gestire, attivare e monitorare tutto in qualsiasi momento. E per qualsiasi problema, ovviamente il team di HolaFly è disponibile 24 ore su 24, 7 su 7. Credetemi, io ultimamente sto usando soltanto questa, anche perché i loro pacchetti sono chiari e trasparenti, con prezzi competitivi per ogni tipo di viaggiatore. Senza dimenticare che ovviamente potrete usare anche l'hotspot. Che altro dire, ovviamente clicca il link in descrizione per avere altre informazioni, così da viaggiare sereno. Amici, quest'oggi mi sa che sarà giornata full animali. E da questo potreste già capire che cosa stiamo per andare a vedere. Abbiamo optato per prendere due biglietti per la tigre appena nata, perché non mi è mai capitato di vedere una cosa del genere in vita mia. Sono estremamente curioso. Sapete benissimo che sono stato in Africa, ho visto i leoni, ho visto tantissimi animali, però non mi è mai capitato di vedere il cheetah, il ghepardo. Quindi abbiamo preso anche due biglietti per il ghepardo, quindi siamo pronti per questa nuova avventura. Ovviamente ci sono un po' di regole da seguire, scritte anche in italiano. Si possono fare le foto ma senza il flash. Bisogna approcciare la tigre soltanto da dietro. Non bisogna toccare la testa o le zampe, ma soltanto il dorso e la coda. E non si possono prendere in braccio i cuccioli, peccato. Ah, e non ti devono neanche leccare le dita, sennò godo una metà. Ovviamente siamo qua perché la cotoletta voleva assolutamente vedere questo posto e siamo entrati. Questo è il cancello. Ah, ma sono già qua, gigantesche. Sei felice? Sì, un gattone lì. È un gattone gigante. Non sono grasse, è gigante. Invece questa è spaparanzata che se la dorme. Quella che abbiamo appena visto dovrebbe essere la tigre del Bengala. Non mi sembra un nome adatto a una faccia così che ti vuole tipo mangiare in un secondo. Pesano tra i 100 e i 250 kg. Qualsiasi ticket voi abbiate comprato bisogna obbligatoriamente lavarsi le mani. Ma eccoci qua, ma piccolo, ma te stai dormendo? Ma non posso disturbare una creatura così patatosa. Ma ciao, non riesco a vederti in faccia, ma ciao, bellissimo, ma come sei morbidoso, non ti voglio rompere le palle, ma perché non cammina dritto? Gigi, ma non riescono ancora a camminare, cioè sta imparando a camminare in questo momento, quindi praticamente vuole andarsene facendo così, gattonando così. Ma mi hanno detto che posso fare i grattini sulla aia, no, ok, non vuoi. Va bene, ti lascio in pace. Sempre per farvi capire, questa è la mia mano e questa tigre ha 2 mesi. Quanto è grande. Bevono il latte, mangiano i polli e dormono a questa età, cioè queste 3 cose fanno praticamente. Oh mio Dio, che bello. Ma che bello che sei. Madonna, lo vuoi tutto, lo vuoi il lattozio? Quanto sei bello. Ho sempre detto, non voglio fare figli, non voglio diventare padre, ma potrei diventare padre di una tigre a tutti gli effetti. What's his name? Pink. Ciao, Pink. Full name, Pink Han. Pink Han. Yeah. It's a Chinese name. Chinese name, yeah. Pink Han. Ciao, bellissima, cresci bene. Ma quanto sei felice che hai fatto la mamma di una tigre. Miam, 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 miam. È vero che ci sono i recinti, è vero che ci sono anche dei prati verdi là in fondo, diciamo sono sempre gabbie ma molto più ampie, però l'esperienza è incredibile, penso sia impossibile in natura fare un'experience del genere, quindi sono internamente un po' combattuto, però a livello emotionale è veramente bello. Siamo entrati là in fondo e c'è tutto, diciamo, questo percorso, lì abbiamo appena fatto il piccolo di tigre e poi continua e si va avanti e ora è tempo del nostro ghepardo. Al nome scientifico di Acinonyx jubatus, ok, ghepardo è molto meglio. Vivono solo 10-15 veramente, io pensavo molto di più. Vanno a pesare dai 25 ai 70 kg e sono lunghi dal 1,5 m fino ai 230 cm. E tra le caratteristiche è che l'animale è più veloce su terra. Si può toccare solo sulla testa e solo sulla schiena. Il resto no, perché sennò rischi che si giri, ti guardi con sta faccia e ti dica fermati subito, sennò ti scanno. Stiamo entrando proprio nel recinto dove ha il suo spazio. Ed eccola qua. Oh mio Dio, ma sa che è un po' caldo. Me la rischio io, è tipo come andare in un campo minato. Sì. What's his name? Gregor. Gregor? Gregor, Gregor. Gregor. Boy. 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 Ok, è un maschio, si chiama Greg. Spero gli piacciono i grattini sulla schiena e sul collo, perché sennò sono a rischio vita. Ciao, tu hai caldo, lo so che c'hai caldo, c'ho caldo anch'io, sto morendo. Sto pensando, te sei col maglione. Oh mio Dio, adesso ho capito cosa vedeva. Io non vedevo la sua faccia prima. Oh mio Dio. Però sembra tranquilla, sembra calma.
No, non ti mangio, non ti preoccupare. Com'è stato, Cotoletta? Tanto preoccupato perché è un gatto grande, sono piccola. Super grande. Sono piccola. Non lo so, mi piace il newborn. Sei molto più bella la tigre piccola. Sì, perché è molto felice, mangia un latte. Piace. Grazie, un'intervista proprio degna di National Geographic. Resoconto, direi interessante anche il ghepardo. Si vedeva che aveva caldo, è un animale molto più cresciuto e quindi lui era preoccupato e io ero preoccupato nello stesso momento. Insomma, l'experience è durata anche meno, però ecco, insomma, se volete qualcosa di più adrenalinico, meglio andare su gli animali adulti. Se invece volete qualcosa di più emotional, allora andate sui cuccioli. Devo dire, se dovessi tornare indietro prima di aver acquistato il biglietto, probabilmente prenderei semplicemente solo il cucciolo, anche perché questa experience è costata più o meno 33 euro a ticket, quindi vuol dire 33 euro per il cucciolo, 33 euro per la cita, e bisognava ovviamente moltiplicarlo per 4 biglietti perché eravamo in due, quindi abbiamo speso una cosa come 130 euro, una cosa del genere, più 12 euro che sarebbero 500 baht se si voleva dare da bere o da mangiare alla tigre piccola. Ovviamente è importante sapere, sulle domande frequenti che le persone fanno, comunque ci potremmo fare noi, c'è scritto se le tigri sono state drogate, sedate, c'è scritto assolutamente no. Se le tigri hanno abbastanza spazio, c'è scritto che rispettano, diciamo, i minimi standard imposti dalla legge. Ovviamente c'è anche scritto vengono rimosse le unghie o i denti, assolutamente no. Bello anche il coso che dicono che rispettano i minimi standard, secondo me per i cuccioli sì c'è spazio, per le tigri adulte che sono veramente lunghe, grandi, non mi sembra che ci sia così tanto spazio, quindi io sono sempre molto onesto con voi, quindi se vorreste venire qua a vivere questa esperienza, io consiglio di vedere semplicemente solo la tigre piccola, e nel caso voleste vedere qualcosa di più grande o diversi animali, insomma, vi consiglio di andare in Africa e di farvi qualche safari. Oggi c'è una tigre che si sta facendo le unghie sull'albero, guardate là. Guarda, si sta anche grattando il mento sulla corteccia. Grazie, grazie per questo bellissimo momento. Ti scrivono non mettere le mani dentro. Ti dicono attenzione, le tigri possono pisciarti addosso praticamente. E prima di andare a fare nuovi giretti, io vi ricordo che in descrizione ci sta sempre il link del mio gruppo Telegram, dove possiamo parlare ovviamente in tempo reale e dove vi mostro ovviamente anche in anteprima tutto quello che sto già facendo adesso, perché su YouTube arriva sempre ovviamente un po' in ritardo. E quindi mi raccomando, vi aspetto lì, siete già entrati in tantissimi, perché si sta creando veramente un bellissimo gruppetto. E ora, finite le tigri, prendiamo questa asta della Insta360 ed entriamo al supermercato, perché dobbiamo andare a comprare della frutta per un altro tipo di animale, però ancora non ve lo spoilerò, anche se lo capirete tra pochissimo. Eccole qua, le ho trovate. Come seconda cosa prendiamo un po' di scotch. E ora è tempo di costruire la trappola, quindi allunghiamo la nostra Insta360 e oggi scopriremo, sarà più intelligente l'uomo o la scimmia? Sono io il capo delle scimmie con lo scettro. E nel caso succedesse qualcosa, è arrivato il capo australopiteco con il bastone, così ci potremmo anche difendere. Mamma mia, sei proprio una Shaolin. C'è stato un piccolo cambiamento nel piano. Come potete vedere, non ci sono più le banane attaccate. All'ingresso ci sono i controlli dove dicono esattamente che non si possono portare cibo o frutta alle scimmie. Ho dovuto attuare il piano B, mettermi le banane nelle palle. La cosa che però non vi ho detto è che sono 30-40 minuti di camminata, perché questa è proprio la Monkey Hill, quindi proprio la collina delle scimmie. Tra tanti messaggi che non si capiscono, a parte quello in inglese, c'è scritto proprio non dare da mangiare gli animali, e l'esempio lampante sono proprio le banane. Ma da quel che ho capito il problema non è tanto il cibo, il problema è tanto che ti aggrediscono. Che bello, sarà una bella battaglia. Ci sono anche un sacco di altri posti dove qua si possono vedere, diciamo, un po' più ammaestrate, comunque al chiuso. Però no, abbiamo scelto di camminare su per la collina con 32 gradi, percepiti 39 perché l'umidità è sopra il 70%. E quindi questa cosa non so se la augurerei nemmeno al mio peggior nemico, però facciamoci questa piccola scampagnata a Phuket. Ciao! Ma quanto sei bello, ma ciao! Massiccia, questa va in palestra! E nel frattempo che saliamo si vedono anche piccoli templietti, statue. Posso dirvi, forse sto iniziando ad avere un po' paura. Darle da mangiare possono renderle pericolose. Che cosa stanno facendo? Il digiuno intermittente, che stanno a morire di fame. Dal telefono non si capisce, però è sempre più ripida. La nostra seconda scimmia. Che si fa qua, la siesta? Tra l'altro sono bellissime. Ma soprattutto non so perché è venuta la brillante idea di mettere un parco giochi per bambini o comunque per allenarsi in un posto dove non c'è nessuno, perché sicuramente sono stati rapinati o rapiti dalle scimmie. Ma io c'ho paura, raga, no. Non mi assaltano, mi ammazzano. È tempo di montare la trappola.
fisherman. Hanno paura della mia trappola. Io pensavo ci assaltassero tutti. Dovremmo mischiarci con loro. Ma io sono un po' una scimmia un po' bianca in realtà. A meno che non mi prendano per una scimmia albina. Sono tutti color cappuccino. Cioè sono veramente... Cioè attente. Cioè cercano di accerchiarti. Ma come stai seduto tu? Cos'è? La telecamera? Che cos'è questa tecnologia? Guardate queste quanto sono piccole. Queste sono veramente piccole. Vuoi una banana? Bravo. Piano, Cioè ne avrò già contate una centinaia almeno, tra grandi e piccine, ed escono da ovunque. Piccola! Ma il fatto è che se tutte vanno a valle, cosa troveremo in cima esattamente? Look love, piccola scimmia. Oh che bello! Sì, bello così. Punture di zanzara, che per fortuna a me non stanno pungendo. E stiamo tipo sudando, ma veramente tanto tanto tanto. Mi sa che la nostra missione finisce qua, anche perché le abbiamo viste prima. Tanto abbiamo guardato Google Maps. In cima adesso vi lascio qualche immagine. C'è semplicemente un punto dove si vede, diciamo, la città dall'alto. Nulla di speciale. Possiamo tornare indietro. Immaginatevi una lotta tra cani e scimmie. Che cosa potrebbe essere? A parte che dove stanno andando? Una caccia di scimmie veramente? Le prenderebbero qualsiasi cosa, anche se non commestibile. Ho voluto il ticket. Sei. Che bello il ticket. Non sa di niente, sa di carta, lo so. Ah, te devi essere quella intelligente della famiglia, eh? Con il cocco vuoto. Stai proprio alle cozze, bro. Una cosa che ancora non abbiamo fatto a Phuket è quella di girare per le strade normalmente, invece di andare nei luoghi, diciamo, più comuni. Basta fermarsi ovunque per trovare i negozietti che normalmente magari troviamo anche da noi, però sono un pochettino più, diciamo, rustici. Questi per esempio hanno tutti i pappagallini, guardate che belli. Qua come in Giappone ci sono i cavi elettrici ovunque dell'elettricità e sono in alto. Li mettono in alto per una questione di terremoti o cose, comunque stanno meglio in alto che sottoterra. A fianco invece abbiamo tipo il negozio fai da te, c'è tutto, tipo ferramenta. Voglio entrare un attimo al volo, ci sono le viti, sì, questo è tipo il classico ferramenta. Lucchetti, c'è di tutto, un coccodrillo. Neon, non è chiaramente il mio habitat qua. E se si continua si va sempre più avanti, ci sono tutti altri tipi di cose. Parliamo un attimino della Thailandia, del perché sono venuto qua. Ovviamente è una grandissima meta turistica. Ho visto tantissimi reel, forse sono stato anche condizionato tantissimo dai reel e dai posti spettacolari questo posto ad offrire. Molto simile all'Indonesia o a Bali, quello che abbiamo già visto l'anno scorso. Insomma, volevo sperimentare anche questo nuovo posto, visto che non ci sono mai stato. In questo momento la Thailandia si trova nell'anno 2567. E voi in questo momento penserete, nel senso che la Thailandia si trova nel futuro, è già un paese che punta al futuro? No, semplicemente perché il loro calendario è collegato a Buddha, quindi il calcolo degli anni avviene da quando il Buddha, secondo le leggende, è entrato nel Nirvana. Super spirituale sta cosa. E quindi questo vi potrà far capire che il 94% dei thailandesi sono buddisti. Mio padre è buddista e non ho mai approfondito troppo, però so che sono persone veramente molto calme, karmiche. Quindi mi piace molto l'approccio, sinceramente, al buddismo. E considerate che in questo 94% dei buddisti, comunque 68 milioni sono gli abitanti di tutta la Thailandia, quindi sono veramente tantissimi. E visto che sto facendo questo piccolo momento geo e geo, vi volevo far sapere che per pochissimo l'alfabeto thailandese non è il più lungo al mondo, anche perché ha 72 caratteri. E un'altra cosa molto strana e particolare per noi è che non mettono gli spazi quando parlano. Cioè non esiste lo spazio tra una parola e l'altra, no? È tutto attaccato. Le minuscole e le maiuscole non esistono. Cioè è scritto tutto nello stesso modo. E ho già sentito parlare qua, sembra quasi come se parlassero con una cantilena. Mi chiedo senza spazi come facciano, cioè dov'è che respirano. La Thailandia è diventata famosa grazie alla guerra nel Vietnam, perché praticamente poi un sacco di americani sono nati in guerra, poi sono rimasti in Thailandia come, diciamo, meta di vacanze o di relax. E tra l'altro, se vogliamo andare ancora un pochettino più indietro, tipo circa fino a 6.000 anni fa, è stata anche la prima nazione a coltivare il riso e tuttora credo sia la maggior esportatrice di riso. Quindi se oggi mangiamo il riso, ringraziamo la Thailandia. Ovviamente è banale, ma magari specifichiamolo per chi non sa neanche dove geograficamente si trova la Thailandia. Si trova nel sud-est asiatico e non è bagnata da nessun oceano, perché è bagnata da un golfo alla destra e da un mare alla sinistra. Finita questa piccola introduzione della Thailandia, ovviamente passeremo questa prima settimana a Phuket. Continuo a non sapere come si pronuncia il nome di quest'isola, perché non siamo in una città. Io pensavo di andare in una città, di atterrare in una città, perché siamo atterrati effettivamente a Phuket, ma è in realtà un'isola, una grandissima isola piena di spiagge, di piante, di foreste e di attività da fare. Ma tutte queste cose le vedremo piano piano. Per ora mi sparo un bel bagnetto. Ci vediamo dopo, amici.
Amici, ci siamo spostati di 40 minuti dalla nostra villetta. La vita a Phuket è decisamente molto più grande, molto più attiva, molto più accesa, molto più colorata. E quindi adesso la vedremo insieme. Tra l'altro è la prima volta che vedo i famosi tuk-tuk di Phuket. Ma sono ovunque, guardate, ma ovunque. E sono tutti colorati e c'hanno dentro luci, stereo. E mi sa che uno lo prenderemo perché bisogna provare assolutamente questa experience. Se non ci posto di tuk-tuk, per un attimo mi sento a Rimini, bro. È ovvio, bro. Cioè, per esempio, cosa mi rappresenta questo negozio? Cioè, è un exchange, è anche un tour informazioni per prenotare experience, ma allo stesso tempo, non so, prenoti box fight, bellissimo. Ah, goliardico qui, la verità tipo, eh. Stavano cercando di vendere un fucking show. Un po' too much, un po' too much, sono legato, sono chained in relazione, non si può. Tra un sex show e uno shooting range non so cosa decidere. Chiaramente un parco giochi per adulti questa via. Minchia, il Michael Jackson thailandese mi mancava, bro. È tutto così colorato, è tutto così goliardico. Qua vendono cannabis, benissimo. E poi subito a fianco che fai? Non fai un Burger King con sopra uno strip club? Mi rimangio tutto, più che Rimini mi sembra una sorta di Las Vegas nella strip, un po' tutta lunga la via. Dov'è la spiaggia? Si chiama Patong Beach, ma dov'è la spiaggia? Non la vedo. Questo bar ha tutte le ragazze che ci aspettano. E poi stiamo scoprendo che non c'è solo la via principale, ci sono anche tutte le altre viuzze. Cercano, tipo tutte queste persone qua attorno, cercano in tutti i modi di tirarti dentro, guarda. Ciao, ciao ragazzi, no, no, cioè cercano di farti entrare ovunque. Basta, aiuto, aiuto. Guardate là in fondo ragazzi, c'è l'alchimista. Sempre sulla via principale si entra, c'è baracchini con tutto il cibo. Il pesce sulla brace. Io spero che GTA 6 sia fatto a Patong Beach, ve lo giuro. E praticamente qua siamo arrivati in fondo, cioè siamo partiti tipo laggiù in fondo, non vi so spiegare dove e come, ma c'è una fine. Posso dire che è difficile esprimersi in situazioni del genere. Siamo a Salerno. Siamo a Salerno. Non mi sembra Salerno, però. Aspetta, ma allora esiste una spiaggia? Cioè, finita la strip, c'è una spiaggia e ci sono anche i balli di gruppo tipo Zumba. Uno yacht che passa per strada. Un altro yacht con delle persone sopra, tra l'altro. Però la nostra destinazione adesso è il tuk-tuk. No, vabbè, è devastante. Cioè siamo in un videogioco, ragazzi. Proprio bello, cioè qua è un'arte. Ognuno è diverso, colorato diverso, arredato diverso. Va bene ragazzi, ci siamo fatti convincere da questo. Abbiamo contrattato un minimo e si vola. Hashtag tuk-tuk psichedelico. Ha detto che possiamo mettere la musica che vogliamo. E mi sembra anche bello spinto questo con la musica. Guardate qua. Para! Para! Rendi tutto più magico. Il tipo è contentissimo. Sto volando, che con un impianto così mettiamo la musica del capito. Durante la strada l'abbiamo visto praticamente tutti i colori di tutti gli interni, ma è devastante. Mi ricorda a me quando a 14 anni volevo struccare, già ho struccato un paio di motorini colorati diversi. Questa cosa ti fa tornare bambino, è bellissimo. Yeah. Abbiamo quasi finito questo giro di 15 minuti, devo dire carino, goliardico, meritato. Voto 8,5, tendente al 9. Allora amici, questa era la prima parte del video di Phuket. Ho deciso di dividerlo in due parti perché ogni giorno sto registrando una cosa diversa, c'è sempre un qualcosa da vedere e ho anche dovuto restringere tantissimo quello che avete visto in questo video. Nel frattempo io intanto sto diventando indiano. A brevissimo avrete la seconda parte. Io nel frattempo vi ricordo di seguirmi su Telegram perché in anticipo già vi sto dicendo tutte le cose e soprattutto potete parlare direttamente con me in tempo reale. Tra l'altro nel frattempo io sono anche già in un'altra parte della Thailandia e sarà un mese completo di Thailandia, quindi non perdetevelo perché è già partito carichissimo e sarà sempre più carico. Vi ricordo che in descrizione ci sta anche il link per Olafly nel caso voleste fare il prossimo viaggio quest'estate. Le eSIM sono comodissime. Ovviamente se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, un commento o una condivisione per continuare a supportare tutti i miei prossimi viaggi, dove vi porterò ovviamente con me. Intanto continuo l'avventura, ci becchiamo al prossimo video. Ciao amici.